Ora che siamo riusciti con successo a connettere il nostro database e ad installare Mongoose, non ci resta che utilizzarli. Per cui quello che abbiamo bisogno di fare in questo momento è creare un modello tramite Mongoose, ossia dare al nostro MongoDB una definizione delle note, che vogliamo utilizzare nella nostra applicazione. Ricordate che l'applicazione appunto si tratta di, una to-do list. Quindi abbiamo bisogno di creare questo modello. Per farlo andiamo nella cartella SRC, andiamo a creare una cartella models all'interno della quale creeremo un file che chiameremo appunto node.js. All'interno di questo file andremo a definire il nostro schema per le note. Quindi innanzitutto ci serve Mongoose, quindi andiamo a importarlo in modo da poter utilizzare tutte le funzioni. Da Mongoose vogliamo tirare fuori lo schema o ancora meglio se vogliamo utilizzare la sintassi di ECMAScript 6 strutturare schema fuori da Mongoose e a questo punto non ci resta che definire il nostro schema, ossia il node schema, che va a rappresentare come queste note saranno per l'appunto rappresentate all'interno del nostro database. Quindi è un new schema e in realtà abbiamo una sola proprietà, che è la proprietà text, visto che si tratta tutto sommato di semplici stringhe. Questa proprietà text andiamo a definire un type di tipo string e visto che non possiamo creare una nota senza che inseriamo del testo, sicuramente possiamo a ragion veduta flaggarla come required. Creato il nostro schema, dobbiamo andare da questo schema a creare un modello di Mongoose. Questo lo facciamo creando per l'appunto node con mongoose.model e tramite questa funzione cosa facciamo? Definiamo innanzitutto questa prima stringa che va a definire il nome del nostro modello e di conseguenza il nome della collection all'interno del database. Quindi, grazie a questa stringa, Mongoose farà sì che in Mongo noi troveremo la collection notes. E infine dobbiamo specificare quale schema vogliamo utilizzare per questo modello, che ovviamente è il notes schema. A questo punto non ci resta che esportarlo. E in questo modo lo rendiamo raggiungibile, nel resto della nostra applicazione dove intendiamo utilizzarlo.